Allora, signori, allora, sono Salvatore Marino, adesso vi dico quello che cosa mi è successo. Un attimino, prego, a te, il mio amico testimone, ovviamente, di Girolamo, l'amico mio, Maurizio. Prego, mi riprendi bene? Allora, sto a Scalo 24, vicino, mi è successo che mi hanno minacciato, mi hanno messo le mani al collo, un ragazzo, credo di Ripatiatina. Sono qui a Scalo 24, sono stato minacciato di morte anche dal gruppo degli amici, dei giovani covidiani. Comunque sono stato minacciato di morte, sto qui a Scalo 24, a quest'ora alle 3, credo le 3 e mezza, ho chiamato i carabinieri, non rispondono, ho chiamato la polizia e questo che mi ha minacciato, questo ragazzo mi ha minacciato, addirittura ha detto alla polizia stessa che se non, praticamente, che se non veniva la polizia lui mi avrebbe ucciso. Ha confessato la sua intenzione omicida nei miei confronti. E allora a questo punto, come sono esposto, il maschio 100%, guarda, inquadra, cos'è? Merito una minaccia di morte? Merito le minacce di morte? Sto a Scuola 24, non si vede né una polizia né carabinieri, cosa che se era una ragazza a questo punto sarebbero già intervenuti. Quindi a questo punto si paventa una omissione di soccorso da parte delle forze dell'ordine. Io sono un cittadino normale, incensurato, e ho bisogno di essere tutelato da questi ragazzi. Questi già lo so.